dalla Messa diciassettesima, che si canta alla domenica nel tempo di Avvento o di Quaresima. Questo Agnus Dei, questo spartitolo preso dal Liber Usualis a pagina 61, su questo spartito ho applicato i neumi sangallesi, che risalgono al X secolo come tipo di scrittura. Questo canto lo trovi anche nel Graduale Romano a pagina 766 o sul Messale Gregoriano a pagina 147. Questo Agnus Dei è del XIII secolo. Queste edizioni sono state pubblicate a cura dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Pierre di Solé, Sable-sur-Sarthe, Francia. L'editore è Desclée Tournai Belgium, di tutte le edizioni è Desclée. Giovanni Vianini, direttore della Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, alla Basilica di San Marco. È semplicemente uno studio, al termine di questo video metterò lo spartito così puoi vedere bene la melodia e il testo che ho cantato. Primavera 2010. Ah, volevo dire per la tastiera, ho utilizzato una tastiera per studiare, per capire bene gli intervalli. Poi sarà da cantare senza accompagnamento. Agnus Dei, qui tollis peccata miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace. Studio dell'Agnus Dei 17 in Dominicis Adventus et Quadragesima, cioè si può cantare in Avvento e in Quaresima. Questo canto si trova sul Liber Usualis a pagina 61 oppure sul Graduale Romano a pagina 766 oppure sul Messale Gregoriano a pagina 147. Al termine di questo video metterò questo spartito preso da vicino così capisci bene la melodia, che tra l'altro è del XIII secolo. Su questo spartito che ho preso dal Liber Usualis ho applicato i neumi sangallesi. Che non erano sul Liber Usualis. È semplicemente uno studio e per fare questo studio ho utilizzato una tastiera per ricordarmi bene la melodia e gli intervalli. Poi sarà da cantare senza accompagnamento. Agnus Dei, qui peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis, Milano, Italia, Basilica di San Marco, primavera 2010. Salve!